vai sul gruppo e dimmi solo se siamo live, di più. Vediamo se riesco. Allora, io preparo pure per... Qua sono arrivato. Io vado a preparare pure... Partecipa. Ah, partecipa alla cosa, come si chiama? All'evento. Ok. Però sono dove sono prima. Allora, tu mi devi solo dire se vedi la finestra di inventory con quel pezzo. Di più, non mi Non vedo devi dire. niente, non vedo. Dalla pagina, dal gruppo ci sono due persone, dovresti vederlo. Uno di quei due, non so se sei tu. Uno sono io. C'è un soppalco in inventor. Ma non c'è nessun soppalco. Non so, non so se... Senza soppalco. non Lo so devo se... costruire io. In posizione a chiamate, No, alza no, la no, mano, no, 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 persone. vai sul gruppo dei progettisti. Madonna, e sono un po' indietro su queste cose. No, vai tranquillo, vai sul gruppo dei progettisti. Perché de devi vedere più o meno. Aspetta, eh. Gruppo. Non riesco mica a trovare questo Allora, telefono. dal Gruppo. computer è meglio comunque. Lo so. Gruppo. Allora, del gruppo c'è la live. Ok. Sto solo aspettando perché devi vedere più o meno quanto è potente questo programma, eh? Il gruppo non è quello, scusa. Il gruppo dei progettisti, e Dettagli. vedi che in cima c'è che siamo live, si vede perché Aspetta, che c'è anche mia moglie che mi aiuta. Ecco fatti aiutare. qua, qua, gruppo. L'hai trovato? Ora devi vedere dove è Team dei live. progettisti, Vedi video. dove c'è il live. Qui però non viene fuori. Come? Non viene fuori. Sì, Sta che caricando, ma non va. c'è il live, ti sto aspettando e c'è non so come si chiama in italiano, soppalco, buh. Sì, ho capito, quello di prima. Quella specie di tavolo di. No, no, non è più il tavolo era console box, lo possiamo pure fare il tavolo, non ci vuole niente a fare un tavolo del genere. Lo facciamo subito e poi devo andare. Non ci riesco ad arrivare su questo coso. Partecipa. Ma non devi per forza partecipare, basta che tu vai sul gruppo, io lo vedo, sono andato anche io sul gruppo con un altro computer. Stacco la telecamera, aspetta. Non serve la telecamera. Tu vai tranquillamente su Facebook, vai sul gruppo e vedi che lo trovi. Team. Certo. Qua, Luciano. accetta. E quella Ok. è la chiamata. La chiamata è una cosa a parte. Vai nel gruppo. Sono nel gruppo, ma non si riesce a entrare. Un'altra volta, questo è il gruppo. Allora, poi, una volta che tu sei nel gruppo, ti faccio vedere cosa devi fare. Chiamata quella. Dovresti Non entra, eh. andare sul coso, gruppo, e vedi che c'è la live. Cioè... Aspetta, mo. Io ho visto già, Luciano, ho visto e c'è la live. E la live è ferma. Dove c'è partecipo? No, 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 quelle. No, no, aspetta, fai confusione. No, no. Vai un po' più giù. Vai più giù, leggermente più giù, no? Aspettate. C'è. Aspetta un attimo, vado a caricarlo. Se tu vai nel gruppo, ti dovreste venire qualcosa che io sono live. Team dei progettisti. Sì. No, no, Ok. no, no, fai confusione. No, ecco dove fai confusione. Tu sei su Messenger, non devi andare su Messenger Team dei progettisti, perché là ci siamo con la telefonata. Ma Ok? gruppo. È il vero gruppo, il vero, quello di Facebook.
Che pure quello è Facebook, quello è gruppo. Messenger. Vai sul gruppo. In diretta. Sì, ecco. Schiaccia sul Eccolo play. qua il suo palco. Eccolo, ti sto aspettando. Ok, ci sei? Ecco. Allora, guarda, adesso lo vedi, giusto? Adesso vedo, sì, il suo palco. Ok. Allora, io questi ne ho fatti Sì, tantissimi. lo vedo. Io vado a registrare per YouTube adesso, questo qua, ok? Da adesso in poi registro per YouTube. Questo è un suo palco che va avvitato agli impianti di biogas, ok? Da questa staffa qua, questo colore qua, questo rosa, ok? Con 8 bulloni va avvitato alle vasche. Qua cosa c'è? Si sale con una scala, questa è senza scale, le ho fatte anche con le scale, eh? Questa è proprio semplice. Questo qua c'è un, devi immaginarti che c'è un agitatore oppure una pompa, ok? Se il biogas è l'ultima vasca, io sono veramente un maestro di biogas, ci capisco veramente tantissimo, e devi immaginarti che c'è un agitatore, ok? Gli agitatori, ogni tante ore bisogna fare l'intervallo, bisogna metterci l'olio dove c'è la tenuta meccanica. Magari se va cambiato qualche cosa e c'è questo pezzo vicino all'acciatore è molto comodo perché tu sali con la scala, ti porti le chiavi, smonti tutto, con la gru fai smontare il motore oppure fai tutto là sopra, ok? E questo è un accessorio per l'impianto di biogas. Se c'hai una macchina, lo metti vicino là e tu sali con la scala e ci fai ispezione. Allora, però quello che io voglio farti vedere è come con l'Inventor fai questo lavoro in 2 ore. Io ci metto 2 ore e ti finisco il lavoro finito. Massimo 3, devo essere sincero. Allora, queste sono le posizioni, le singole posizioni, vedi, da 1 fino non so a quando arriva a 15. E ogni singolo pezzo, anche se adesso qua è in tedesco, viene automaticamente qua, ok? Per esempio, dice la posizione 1, la posizione 15, no? Ti dice che ce ne sono due, la lunghezza è di 1030 mm, il materiale è 30x5 e un Flachstahl, sarebbe quella barretta di non la mira. Quella rettangolare, no? Che è, diciamo 30x5 e la lunghezza di 1030, ok? E questa è la posizione 15, sarebbe, andiamo a trovarla, dove sarebbe? Eccola, questa. Qua. La vedi? Lucia mi hai abbandonato? Dov'è Luciano? No, ci sono. Mi senti? Mi Sì, io ti sento. Allora, senti? sì, ti sento forte e chiaro, io ti sento bene. No, sto guardando, però c'è l'eco. Se c'è l'eco, è perché devi abbassare, il volume da quello che guardi da Facebook, perché io ti ho condiviso l'audio con me, ti ho condiviso anche lo schermo prima, eh. Ma io non so, tu stai guardando adesso dal gruppo, lo stai guardando, ok? Diciamo, l'audio magari lo abbassi perché hai due audio, quindi hai problemi. Allora, ti stavo dicendo, Lucia, questa posizione 15, questa, ok? Questa è questa barretta qua, ok? Se noi andiamo a vederla, a misurarla, aspetta un attimo. È che ho lo schermo da 17, io sono abituato allora con lo schermo grandi, eh. Faccio fatica a trovare i comandi, perché è tutto rimpicciolito qua da me, eh. Allora, tutto rimpicciolito, andiamo a trovare strumenti, misura, dove lo vado a trovare quello che misura io. Eccolo qua. Allora, avevamo detto che prima questa era di 30 mm, 30. Riesci a vedere questa misura 30 tu? Mi devo spostare col mouse. C'è anche scritto qua comunque. 30, vado veloce comunque. Poi questa
335. Poi c'è questa qua che è 5 e c'è questa qua che è la lunghezza che è di 515. Allora, se noi andiamo a vedere qua la posizione 15, ecco, vedi 30 per 5, 10, 30, 1030 mm di lunghezza, perché noi lo abbiamo messo in millimetri, e ti dice che di posizione ce ne sono due di questi, ok? Allora, come arrivare qua a tutto questo? Bisogna fare, ora andiamo a farlo simile noi, questo qua, ok? Oppure magari come quel tavolino di prima, però il concetto è sempre quello, eh? Poi per farlo portare in produzione, quello che mi piace di più di Inventor, che SolidWorks non ce l'ha, è questo. Vedi, io qua ho fatto il disegno tecnico, no? Di questo, fammi pensare un attimo, di questo qua. Questo è il 3D, ok? Questo è il 3D. Noi realizziamo il 3D, l'3D fa in automatico il disegno tecnico. Ok? Allora, Bello questo che gira. sì, per portare questo in produzione, questo è un altro, ne ho due aperti io, non voglio farti fare confusioni. Questo lo chiudiamo pure, questo lo chiudiamo proprio questo, così non facciamo confusione. Facciamo sì, Eccolo salviamo. qua, disegno tecnico. Se questo lo vado a chiudere, E tre viste. se ok, allora guarda, io quando lavoro con l'inceneritore di Telaif lavoro così, faccio sul disegno tecnico la vista isometrica con tutta questa, come si chiama sta cosa in italiano qua, te lo dico io, smetto tu, elenco delle parti, no? Oppure come si chiama? La nomenclatura dei materiali. Elenco parti qua. Ok. La nomenclatura dei materiali. Come Luciano? La nomenclatura dei materiali. La nomenclatura dei materiali, ok. Chiamiamolo elenco parti che è più semplice. Nomenclatura dei materiali, le varie parti meccaniche che devi assemblare. No, questa sarebbe, vabbè, va bene. Io qua invento e questo il comando si chiama elenco parti, ok? Così sai il comando come si chiama. In tedesco si chiama Stückliste, Elenco parti. elenco parti. Allora, l'elenco parti va tutto in automaticamente. Quello che vedi qua è tutto automaticamente. Io vedo tantissime persone che scrivono manualmente e è un disastro. L'ho spiegato la volta scorsa ad Andrea e poi lo spieghiamo più volte. Adesso che ci sei tu, vogliamo partecipare più persone. Mi dispiace, io adesso non faccio entrare più nessuno. Perché sennò vado io fuori onda. Mi è capitato più volte che per fare tre persone poi perdo il filo. Allora, questo è tutto in automatico. Allora, guarda, io lavoro così, Lucia. Quando vado a fare un lavoro col generatore di telaio, faccio l'isometrica con elenco parti, poi inizio e faccio solo quello per saldare, ok? Solo il disegno per saldare, vado a fare qua dove deve saldare il saldatore, se va a fare Ok. qualche foro, il pezzo finito è questo, ok? Che mi deve saldare. Poi vado a fare tutte le singole parti e Certo. li vado a quotare e gli dico tu sei la posizione 2, ok? Tu sei la posizione 3, 4, 5 e via di seguito. Inizia dall'1. Ok. Normalmente a salire, eppure qua poi continuo, no? E poi vado qua e faccio tutto il resto e anche la griglia qua. Come io ho progettato questa griglia è un po' complicato spiegartela e non te la spiegherò mo perché l'ho fatto in Elogic, cioè in due clic avrai la prossima, però farti una volta giusta è un pochettino. Ho un discorso a parte. In iLogic, per esempio, se tu mi dici Pietro, fammi una griglia da 1,250 m per È una 780 cosa alla volta facciamo, Pietro. per 780, io 2 minuti te l'ho fatta, non ci metto più niente, però è un discorso a parte. Noi andiamo a fare adesso questo pezzo ha una cosa simile con questo tipo di comando, generatore di telaio. Allora, mo te lo spiego come funziona e poi partiamo da zero. Per fare questo bisogna avere uno schizzo, ok? Questo schizzo qua. Per
Questo è tutto. Se ti fai uno schizzo, così automaticamente il resto lo fa tutto il programma. Ok? Fatto questo, lo schizzo poi lo chiudi e lo porti in un assieme che serve questo. E dall'assieme gli dici tutti i profili che ti servono. Ok? E i profili poi sono tutti questi qua. Noi adesso andiamo a fare una specie di tavolino. Ok? Giusto 20 minuti e poi allora, siccome questo è un lavoro che farò per no, ho sbagliato, questo è quello per il gruppo, non mi serve questo. Ecco, il gestionale mi serve a me. Un attimino perché gli do un numero di segno. Allora, quello che adesso si apre, Lucia, è un gestionale che l'ho programmato io, no? È un modello base, l'ho messo anche nel gruppo, l'ho regalato al gruppo che chi vuole se lo può scaricare, io devo dare solo la password. Allora, mo ti faccio vedere questo qua. Lo devo fare col gestionale perché sennò... ho problemi dopo se nella mia biblioteca due pezzi si trovano uguali. Ok, qua mettiamo generatore. Io ho una biblioteca enorme di disegni, no? E se non ci dai un numero è un casino. Un casino perché ogni volta ti invento e mi dici quale vuoi aprire. Generatore. Mettiamo 01, così poi prossimamente. Ok. E lui automaticamente, vedi, mi ha generato un codice, no? Questo codice è tutto, c'è un sistema, non è fatto ad occhio. Ogni singola cosa ha un sistema. Allora, io adesso parto da zero per farti vedere come si fa. Facciamo una specie di quel tavolino, ok? Così è una cosa semplice per te e per farti vedere. Vedi, il mio inventor già parte Va bene. nello schizzo, no? Io la prima cosa che faccio, vado a salvarlo. Vado a salvarlo automaticamente. Cioè, automaticamente niente, psicologicamente automaticamente vado a metterlo, no? Qua dove sono i punteggi, vedi qua punteggi, e vado naturalmente su, su Inventor, ci ho messo mano l'ultima volta 12.22, che sarebbe dicembre 2022, adesso siamo a luglio e metterò 07. Se mi segue a me, vedi che impari tantissimo di computer, eh? Io no, a tantissime persone ho imparato, no? E adesso qua faccio una cartella e gli dico 605. Il 605, oltre a essere il trattore di mio babbo, è il numero di progettazione per il gruppo. Tutto quello che faccio col gruppo si chiama 605. E adesso questo qua gli dico 605 00, gli dico schizzo, ok? Così so che è lo Ok. schizzo. E lo schizzo normalmente non lo dovrei neanche fare, però per farti capire a te la differenza.
questa parola schizzo non ce la metto più. Gli ultimi 4-5 anni non lo faccio più, prima lo facevo, è uno sbaglio. Allora, salva, no? Ho salvato, è una parte proprio vuota, da qua in poi si può iniziare a disegnare, ok? Questo però è il cuore del progetto, perché da questo schizzo noi andiamo a fare tutto. Allora, questo è dall'alto, io vado qua, schiaccio sul schizzo 1 e vado a fare un rettangolo, ok? Di rettangoli Inventor, come pure SolidWorks, sono uguali, ha più funzioni, ok? Come lo vuoi, ti può fare l'asola, ti può fare l'asola a rotonda, poligono, rettangolo al centro, con i tre punti. Allora, questo andrebbe bene, oppure quello semplice, ok? Adesso prendo questo qua, rettangolo con centro a due punti, cioè io schiaccio nel centro punto 0, e poi va a dire la misura che ti dico, Ci un sono già metro. degli esempi. Sì. Inventor è bellissimo. Inventor è semplice. Faccio con un 1500 mm, che è un metro e mezzo, oppure puoi fare anche, dato che tu sei un fabbro, e se lavori pochissimo con i millimetri, ma con i centimetri, puoi fare 1,5 Ok. metri M, prodotto attaccato. E lui ha. Millimetri. Io adesso ho fatto 1,5 metri, no? Però io lavoro in No, millimetri. millimetri. Ok, allora devi fare 1500 come lavoro io. Poi fai con un tasto che non so come si chiama. 1,5 m, 1,500 per. Per 800, facciamo, dai. Possiamo sempre cambiare poi. 800. E adesso abbiamo già questo. Ok? Abbiamo la base di sopra. Ci sei? Sì. Noi adesso abbiamo solo la base di sopra, andiamo a farci i piedi. Ok? Allora, per fare i piedi basta uno solo o possiamo fare tutti e quattro. A me piace con Okay. l'Inventor, mi piace con l'Inventor fare tutti e quattro, invece con E poi SolidWorks si replicano. sì, però mi piace con l'Inventor farli tutti precisi e poi hai i vantaggi per portarli nella produzione. Allora, mo io qua, vedi, devo fare i piedi, ok? Cosa devo fare? Per fare i piedi, a me piace lavorare con. Adesso questo schizzo è finito, vado a dire schizzo concluso, vado a fare i piani, ecco, vedi questo piano così. È questo. Questo piano col destro gli va a dire visibilità, ok? Questo, quando era lo spessore di questo schizzo? Era 800, eh? Allora io adesso vado con il comando 800 vado con il comando dei piani. Se lo trovo. Ecco, piano, ecco. Qua hai tanti tipi di piani, ok? Ne hai tantissimi. Fino al 2013, 2010 erano poco, adesso ogni anno ne arriva uno in più. Schiacci a 25. Ok. piano, io con questo qua, se lo sai usare, fai tutto con questo. Schiacci qua con il sinistro e lo tiri, vedi che lo tiri e gli puoi dire 400 in questa direzione, ok? Allora, a me piace però Okay. scriverci pure piano di lavoro per piedi, ok? Perché adesso sì, occorre 10 secondi in più, però fra 10 anni io so cosa ho fatto. Ok, piano di lavoro per piedi. E automaticamente io sono qua pure. La stessa cosa, un'altra volta vado su questa geometria, sul piano, schiaccio qua. E adesso però devo fare meno 400, ok? Vado dalla parte opposta, ok? Adesso però qua pure per piede 2 qua
Puoi mettere piede sinistro, piede destro, uguale, ma è importante che sai che è per i piedi, no? Ok, vabbè. Adesso, fatto questo, io cosa faccio? Questo lavoro qua io lo potevo proprio evitare, lo posso pure evitare. Ok, te la faccio semplice. Ho fatto una stronzata qua. Se la cosa è complicata, serve, ma è una stronzata. Ok? Vado qua. Sta stronzata, la cancello. Col destro vado a dire elimina. Ok? Per non fare confusione, questo piano primario lo nascondiamo. Tanto il piano di origine non si cancella, non te lo fa neanche cancellare. I resti sì, però. Adesso noi abbiamo solo questo piano. Su questo piano ci schiacci sopra e lui ti dice: vuoi cambiare la misura oppure fargli uno schizzo? Di più non puoi fare. La misura sarebbe che prima ero meno 400, adesso puoi cambiare la misura. E questo io adesso non lo voglio fare. Ok? Se dopo si vuole fare, si può sempre fare. Però è l'unica cosa che devi stare con la testa, che se si cambia questa misura 800, devi cambiare anche questa misura manualmente. Io lo so fare tutto automaticamente, però se vado a spiegarti questo, tu dici il vento non fa per te. Quindi non te lo spiego oggi. Però se qualche professionista mi segue e mi vuole fare scuola, io già gli rispondo che Mi metto le so. mani nei capelli. No, quindi andiamo. In tanti lo usano così, però i veri professionisti del mio calibro fanno un po' un lavoro diverso. Però non posso spiegarti una cosa molto po' complicata, che se la sai è facile, però se non la sai è difficile, ok? Vabbè, te lo sto spiegando proprio in modo semplice, semplice, perché noi abbiamo fatto solo un rettangolo e abbiamo fatto questo, da questo piano principale, abbiamo fatto questo piano con delle persone che vogliono entrare, ma mi dispiace ragazzi, adesso Un mi piano segui. virtuale. Sì. Abbiamo fatto questo piano. Una volta che ho questo piano, io schiaccio sopra e come ti ho fatto vedere prima, puoi solo modificare la quota, ma io voglio fare lo schizzo. Fatto lo schizzo, molto importante. Adesso, questa linea, questo segmento, tu lo vai a proiettare. Dici, ok, io proietto questo e io proietto questo. Ok? Automaticamente hai un punto dove tu con la linea, dove hai fatto col bulino, no? Hai fatto col bulino, prima la traccia, adesso il bulino. E vai da qua, vedi, hai il punto zero, no? Però devi stare attento che non schiaccio, vedi, ho schiacciato un po' sbagliato, faccio riavvia e deve essere da qua. Ecco, vedi che è verde ed è zero. E adesso io, basta pure che a 90 gradi è importante, se è sbagliato, te lo faccio apposta sbagliato, ok? Vedi 78 gradi, se lo fai già a 90 gradi così è perfetto, ma se è sbagliato non è un problema, devi metterci una quota in più, ok? Te lo faccio apposta sbagliato, vedi? È sbagliato ed è. Vado con la quota, schiaccio su questo verde qua, schiaccio pure qua. Ah, questo non me lo fa perché lo devo proiettare. E poi se devo mettere adesso la quota, devo proiettare questo, vedi? Proietto questo e adesso posso aggiustare con l'angolo. Eccolo, gli dico 90, ok? E l'ho aggiustato. Però questo lo puoi evitare e te lo faccio vedere dalla parte a destra. Se tu vai dove abbiamo fatto col bulino qua vedi che è verde. Quando è verde lui capisce il programma che ha preso dove abbiamo fatto col bulino, no? E poi, adesso ti faccio vedere delle cose un po' professionisti, da professionista. Adesso faccio 90 gradi automaticamente, non vado a fare come prima. E un'altra cosa che, vedi, la lunghezza adesso si allunga, no? Perché non è definita, giusto? Si allunga. Allora, una cosa che a me piace tanto l'automatismo, vado a dire, tu. Aspetta un attimo, gli dico, tu e tu siete sempre uguali lunghi, ok?
li ho vincolati. Cioè, se io adesso uno lo allungo, si allunga anche l'altro, ok? Perché mi piace l'automatismo. Adesso vado a dare l'altezza di questo piede. Mi segui, Luciano? Se vado a dire 7,90, no, no qua, no qua. Se va a dire 790 mm, no? Quando va a dire ok, anche quello di sinistra è 790, ok? Ci siamo fino a qua. Adesso io dico, concludo lo schizzo, nascondo questo piano e lo salvo. Ok? Adesso però dalla parte opposta io non vado a fare lo stesso lavoro che ho fatto adesso. Vado qua e gli dico la visibilità che Lo visi replico. mo, fra specchio, si dice in questo nella progettazione, si chiama specchiare. Allora, io adesso ho dato al piano XZ, Lo faccio a specchio. mo lo facciamo a breve, ancora non l'ho fatto, mo lo faccio a specchio, a breve. Io vado qua col comando. Speculare si dice. No, aspetta un attimo. È che ok. Vado qua. Speculare. Sì. E Simmetrico. le lavorazioni. Aspetta un attimo. Questo è nel 3D, siamo nel 3D un attimo, aspetta un attimo. Allora, questo mi fa il 3D. Ah, ok, no, lavoro diversamente. Ti stavo dicendo una stronzata. Allora, lui specchia, oppure, come meglio dire, speculare qua solo quello che c'è in 3D. Noi vogliamo specchiare ancora un altro schizzo, ok? Per fare questo schizzo, allora ci tocca fare come avevamo fatto prima, andare a prendere il piano da qua. Andiamo in questa direzione, diciamo 400, ok? L'abbiamo fatto. Adesso il piano primario lo nascondiamo. Vado qua e gli dico, fammi uno schizzo. Quando fate uno schizzo, molto importante, non vado di nuovo a fare i piedini, ma gli dico, proietta la geometria, mi proietta questa e mi proietta questo, ok? Copia. No, l'ha proiettato, non l'ha copiato, l'ha proiettato, non è copiato, l'ha fatto una proiezione, no? L'ha ricalcato, diciamo, no? Adesso io concludo lo schizzo, questo piano lo vado, adesso se noi, fammi salvare, come ho fatto questo lavoro? Luciano, se per esempio invece di 7,90 sarà 8,90, tutto in automaticamente viene. Vado ad aggiornare e viene. Ecco. Vedi? Se mo io faccio di nuovo 7,90 qua, Ok. vedi che dietro ancora non è aggiornato, è lungo. Appena io vado sopra, qua a sinistra, dove c'è scritto aggiorna, lui mi riaggiorna. E vado a vedere adesso che è la stessa altezza. Ok? Fatto questo, abbiamo già fatto il tavolo. Quasi. Adesso bisogna fare però Lo possiamo fare. un assieme. Facciamo un assieme. Ok? Facciamo un assieme e col destro io mi incollo lo schizzo. Eccolo, lo schizzo, quello che abbiamo fatto prima. Adesso ci troviamo però in un assieme, è un altro file questo, eh? Di assieme Inventor ne fa tre. Uno assieme a montare, un altro assieme a saldare, un altro un assieme per fare come si chiama? Esplosi.
Allora io vado a salvare, la prima cosa che faccio, vado a salvare, mi trovo già nella cartella di prima, non voglio fare niente, sono un po' vagabondo, schiaccio qua sopra, vado a correggere però adesso, non deve sovrascrivere niente. Prima era invento IPT, adesso invento IAM. Allora, IPT significa parte, IAM significa assembly, no? Però qua ci metto un 2 perché è a saldare. Questa è una definizione che io già ho spiegato tanto tempo fa. Io ho tutto, tanta definizione. Però adesso non vado a spiegare la definizione perché ci ho messo il 2. Perché è un a saldare. Ok? Te l'ho spiegato. 00 è uno schizzo, 01 tutto quello che fai tagliare col tornio, che escono i truccioli, no? Che anche limato, una parte limata, fresata, tornio 01, 02 saldato, 03 montato. Adesso abbiamo un 02 perché è saldato. Andiamo a salvarlo. Ogni codice è un tuo codice. E il codice te lo spiego un'altra volta. L'ho già spiegato in passato, lo spiego poi un'altra volta. 03 è montato. 03 montato. 04 Codice. invece è per documentazione, 05 per cliente, 06 tutto quello che viene acquistato e via di seguito. Fermiamoci qua. Arriva a 9. Allora, ok. Allora, vedi, in questo assieme abbiamo lo schizzo di prima, che di qua possiamo aprirlo, però noi... Pietro, Sì? Pietro. Sì? Mi senti? Se n'è andato Luciano. Ti saluto Perché? perché sto andando in tilt. No, 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 abbiamo finito, Luciano, ma è il bello. Ma abbiamo... È perché, ecco... Non devo spiegare tante cose perché sennò davvero Va bene, allora sto in linea. il codificatore è una cosa a parte, ma quello è molto importante perché è una cosa a parte, però, ok, Lucia, il codificatore è una cosa a parte. Allora, noi in questo assieme abbiamo lo schizzo. Una volta che abbiamo lo schizzo, viene il bello adesso. Adesso fa tutto automatico il programma, eh? Adesso andiamo su progettazione e andiamo a inserire il telaio, ok? Facciamo, dimmi tu i profili che vuoi. E in base a come vuoi tu i profili te lo faccio. Possiamo mettere sopra rettangolari, possiamo mettere tutto quello che vuoi. Prendiamo adesso la DIN, io uso, sai, ISO e DIN. Ok, qua c'è anche la UNI, dato che è italiano, però con la UNI forse mi devi aiutare tu qualcosina, Ho Tubo il 30x30. profilo. No, facciamo prima sopra. Vuoi fare con i tubi? Facciamo con i tubi. Ok, allora devo avvicinarmi un po' al computer perché è piccolino lo schermo. Ok, qua sono tutti i profili. Vedi, aspetta, devo spiegare sta cartella qua. Questa è tutto il generatore di telaio, tutto quello che tu puoi comprare ce l'hai a disposizione. Ok, quando hai Inventor non ti serve nessun programma per le biblioteche, per le norme, per la bolloneria. Hai tutto, tutto quello che serve per la meccanica. Hai tutto. Ok, allora. Vedi, anche qua c'è tutto. Ok? Hai tutto. Se hai Inventor Professional, hai tutto. Allora, hai gli angoli, i canali, i travi AWD, c'hai altro, i tubi, i circolari, i tubi quadrati e via di seguito. Tu vuoi un tubo Personalizzato. circolare o lo vuoi quadrato o rettangolare? Come lo vuoi sto tubo? Per me è uguale, andiamo sul quadrato, ok? Che è più semplice. Per me è uguale, eh? Allora andiamo sul tubo quadrato. Una volta che vai sul tubo quadrato, hai le norme che avevamo visto prima. Io uso di norma uso la DIN che è per la Germania europea e ISO. Questi tre uso io. Adesso, dato che sei tu, uso la UNI. Una volta che io uso la UNI, mi fa vedere quale vuoi di profilo. Vedi di nuovo l'europea, uguale a quella che uso io in Germania, sono questi, eh? Vedi quando c'è N significa europea, è uguale alla DIN. Solo che da me davanti c'è scritto DIN, da te c'è scritto UNI, ma la stessa cosa è. Allora abbiamo profilo, cavo, quadrato, formato a Bene. freddo, c'è tutto scritto comunque, Luciano, non c'è niente da studiare qua, qua devi solo leggere. Poi c'è formato a freddo, io ne prendo adesso uno, perché poi c'è quelli di precisione, vedi? Riesci a seguirmi o se no vado
non vado sul in fondo, cerco di andare un po' a breve, ok? Ne prendiamo uno a caso, uno formato a freddo. E abbiamo le misure adesso, vedi, di questo mi dici tu hai il 20x20 per 2 e via di seguito. Guarda quando ne abbiamo. Tutto questo c'è in commercio, ok? Però io non ti assicuro che il magazzino sotto casa tua che ce l'ha, eh? Questo è discorso a parte. Però lo trovi in commercio. Allora, noi la misura del tubo come la vuoi, Lucia? Come la vuoi la misura del tubo? Stiamo prendendo 30x30. poi abbiamo 30x30x2, 25x3, questi tre abbiamo. Prendiamo per tre, facciamo stabile. Buona, massiccia la cosa. E Per poi due e mezzo. 2,5, accontentato, aggiudicato. 2,5. Poi abbiamo il materiale, quale vuoi? Acciaio dolce, da saldare, finitura, pulitura, pittura, avorio, tanti tipi, eh? Noi andiamo a... Inox 316. Oh, qua, vedi, dobbiamo andare qua. Andiamo. Io il 316 uso il 1,44. 304. Allora, per materiale io uso diversamente il 304 è 1,4301 e il 316 è il 4404. Comunque adesso qua ci sono tantissimi. Io il materiale lo cambio. Aspetta un po'. 304, aggiudicato. No, 316, 317. Vabbè, ah, prendiamo il 304. Ok? È un icing questo. Aspetto come materiale. Qua puoi cambiare il colore. Ok? Adesso lasciamo come materiale. E questa è la definizione come lo vai a posizionare. Una volta fatto questo, tutte quelle linee dello schizzo che io vado a cliccare, lui mi ci mette un profilo. Con questa definizione si cambia il profilo, devo andare a cambiare questi valori. Vedi, io adesso posso pure, se sono tutti uguali, no? Se sono tutti uguali, fatto così, pam, e ho finito. Va a dire ok. Lui mi dice dove va a selezionarmi tutto, no? I file, questo è data management, non te lo spiego. Evidenzio tutto lo schema. E me l'ha già fatto. Però adesso c'è un altro piccolo, un pochettino di lavoro da fare, ma è lieve il lavoro da fare. Lui adesso mi ha fatto anche quelle diagonali dello schizzo, vedi? Perché lo schizzo aveva questa diagonale, no? Perché l'ho fatto con due punti quello schizzo di sopra, e adesso andiamo a pulirlo però, andiamo a salvarlo. Metti caso che a te ti serve veramente, ci sono dei tavoli così con un piantone nel mezzo, eh? Non è che non ci sono, nella meccanica c'è di tutto. Che magari qua c'è un piantone nel mezzo e ti serve proprio questa. Ottimo. E ti serve. Però adesso non è finito. Adesso viene il bello. Allora, metti caso che a te questo non ti serve, a noi questo non ci serve. Noi dobbiamo andare qua e dire con. Modifico. Modifica. Però io voglio modificare con il generatore di telaio. È il 2024, è Col tasto capito? destro. Ecco. Ecco, una volta che. Aspetta, che stanno chiamando. Hai visto che l'hai capito? Non è difficile. Non è difficile. Aspetta. Devo provare. Mi devo buttare. No, ho capito, lo devi fare perché è facile veramente. Lucia. Se mi segui me, impari subito. Però se sono più bravi di me, eh. Scusa un attimo che sto facendo una cosa sul computer. Vabbè, allora guarda, ripetiamo l'ultimo comando, ok? Allora. Metti caso che noi questi due diagonali dobbiamo togliere. Vai qua
e dici modifica, no? Modifica. Quando vai a modifica, lui si apre, è cambiato il 2024. Io ho lavorato fino al 2020, ogni anno mi aggiornavo. Dal 2020 poi mi sono fermato e non mi sono aggiornato. Ho installato le versioni il 2022, 2023, ma ci ho lavorato giusto qualche paio d'ore, ok? Invece col 2024 sono un paio di mesi che ci sto lavorando e trovo tante modifiche, tante cose. Era un po' diverso nel 2020 questo discorso qua, eh? Allora, vado qua e dico adesso, elimina però con il generatore di telaio, ok? Vado qua, elimino l'utilizzato, aspetto qua, esco fuori, vado qua, ecco, l'ho trovato, vedi? Elimina con generatore telaio. Questo è molto importante. Se non lo fai così, fai i capricci e poi hai problemi dopo, eh? Ok. Ecco perché in tanti lo odiano. Vedi perché mi ha fatto quel coso, perché nello schizzo c'era questa diagonale, perché lo schizzo io l'ho fatto con due punti, l'ho fatto con mia figlia, mi ha portato la pasta e poi sono al dente, perfetto, mamma mia, grazie a te. Sì, togliamo questo al dente. Mia figlia mi ha fatto la pasta. Siccome a me piace al dente, no? Me l'ha fatto provare, no? Cosa mi sto mangiando? È al dente? Sì, al dente, a me piace al dente. Allora, stessa cosa con Anche a questo. me. Anche il cane, come si chiama il tuo cane? Allora, eliminiamo pure questo con generatore. Ok? Fatto questo, Lucia. Adesso, vedi qua, lui non sa cosa vuoi fare. Glielo dobbiamo dire noi cosa vogliamo fare. Ok? Quando fai qualcosa di importante con l'inventor è molto importante che salvi. Basta schiacciare qua e lui salva, perché se si chiude tutto quello che è salvato è qua. Se non l'hai salvato, Ok. i programmi 3D hanno questa malattia che si chiudono senza avvertirti Va pallino e tutto. tutti i programmi 3D hanno questo problema. È uguale qual è? Adesso vedi questo schizzo a noi. Ho capito. Non ci serve, lo possiamo nascondere. Hai un vantaggio se tu vuoi cambiare la misura, no? Se tu vuoi cambiare la misura di questo schizzo, per esempio, Ettore, ok, possiamo stare a Ettore adesso. Ettore è una grande persona. Vedi questo schizzo qua, no? Lo lasciamo così. Lo possiamo chiudere, lo salviamo. E lo chiudiamo. Questo è il primo schizzo che abbiamo fatto, ti ricordi? Poco fa, no? E lo chiudiamo. Chiudiamo pure questo. È quasi tutto sincronizzato, vedi? Lo schizzo è qua dentro. Ti ho fatto vedere che sono andato nello schizzo, ho aggiustato le misure e l'ho chiuso lo schizzo. Adesso io qua lo schizzo lo posso pure nascondere, però non cancellarlo, eh? Se lo cancelli fai un casino qua, eh? Se tu vai qua, elimina, è un casino, hai perso tutto. Puoi andare indietro però, eh? Se tu fai sbagli, lo cancelli, puoi andare indietro, te lo faccio apposta. Elimina, dici guarda che se tu elimini questo e questo e questo e quest'altro, vado a dire ok, ho distrutto tutto. Ok? Tutto questo qua non funziona più, però non è un problema, io posso andare indietro, dici ok, mi ero sbagliato, non lo voglio cancellare e ho aggiustato di nuovo tutto. Ok? Vado qua. E gli dico adesso nascondilo questo, non lo voglio vedere più per il momento, visibilità. Perché è bello lavorare un pochettino con pulizia. E adesso abbiamo fatto sto tavolino qua, no? Però qua manca adesso il lavoretto con un paio di click. Quello che fa il fabbro, che fa le cose a 45 gradi e via di seguito, no? Che Guarda qui. saette? Come? Com'è? Le Tutte le fette? saette per rigidirlo. Adesso noi andiamo qua con questo comando, vado su presentazione, vado ad angolo retto e gli dico tu e tu, no?
mi fa questo angolo, me lo faccia vedere, mi fa vedere anche lo spessore di 1 mm, se lo devo cambiare per esempio 2 mm oppure 1,5, dipende se l'attore come lo vuole, no? Oppure un po' diversamente, uno più piccolo, uno più grande, è tutto automatico, e gli dico ok. Adesso, una volta che gli ho detto ok, vedi com'è bello pulito qua, ok? Gli ho detto di 1,5. Io sto parlando solo quel di sopra, quel di sotto viene dopo. Ok? Mo' andiamo a fare il giro tondo qua con gli angoli retti e gli facciamo da 1 mm, però perché da 1,5 è un po' troppo. 1 mm basta. Puoi fare pure 0,5, per esempio, no? Ok? E tutto quello che fa qua poi viene il disegno tecnico. Adesso vedi qua abbiamo 0,5. Ok? Tutto bello tagliato come si deve. Stessa cosa qua. Andiamo con. Adesso ho impostato 0,5 perché. E cosa è successo qua? Guarda cosa è successo qua. Perché è storto questo qua, questo piede. C'è un Ha piede preso un storto. colpo, ha Ha preso. preso un colpo, l'aggiustiamo dopo. Adesso andiamo. No, no, inserite lato. Ho sbagliato. A nulla. Ci vuole il martello. Andiamo. Quello mi fa problemi. Forse perché prima lo dobbiamo aggiustare. Andiamo a aggiustare questo con questo. Questo me lo aggiusta. Invece questo non me lo aggiusta. Andiamo ad aggiustarlo prima, ok? Andiamo qua. Andiamo a vedere perché ha problemi. Andiamo con modifica. E questo qua. Andiamo modifica con generatore di telaio. E mo andiamo a vedere perché ha questi problemi. Diciamo meno. Puoi fare anche qua, vedi, questo è nuovo nel 2024, nelle versioni precedenti non c'era questa funzione, ok? Con drag and drop, vedi? Adesso io posso girarla così, no? Vedi? Invece prima era così, per esempio, meno 45, è sbagliato, meno 25, non so perché ha avuto sta botta. Comunque, l'ho corretto, ok? Però è bello che ho visto una funzione nuova del 2024, questa qua sarebbe questa, vedi? Prima non c'era. Ok, e adesso però mettiamoci 25 e ho fatto. Una volta fatto questo, se ho fatto giusto, vediamo un pochettino. E per te è la prima volta. Io conosco tanti progettisti che lo fanno per mestiere, che non lo usano, perché anche per loro lo trovano complicato. Io non lo trovo complicato per niente. Adesso vedi che non mi fa problemi e me l'ha fatto, ok? Adesso l'ultimo. Questo lo posso fare tutto in una botta, quello che vado a fare adesso. Gli vado a dire, aspetta un po', il mio space mouse è girato tutto qua. Oddio, cavolo, ecco. Allora vado a dire, no? Vedi qua abbiamo collisione, vedi va dentro, ok? Riesci a vederlo tu? Lo vedi? Hai visto la collisione, giusto? Mi scrivo dappertutto. A me mi dà fastidio quando dico che c'è un orario, non si pensa nessuno, poi dopo vogliono partecipare. Mi dispiace, no? Perché poi perdo il filo. No, no, lascia sta. Allora, non è che perdo il filo, so dove continuare, però poi, capito, la registrazione di YouTube è tutta male. Allora, adesso io questo con una botta sola vado ad aggiustarla. Il comando si chiama diversamente, si chiama uno di due questi. Allora, credo che. Aspetta un attimo. Ah, o allungo o accorcia. Mi sa che questo è. Allora, uno di questi qua, fammi pensare un attimo, è questo.
Ah, questo è. Rita. No, è lui. No, non è lui. Vediamo se questo. Eccolo, è lui. Allora, col comando a lunga corcia, io li vado a cliccare tutti e quattro. E gli dico però. Aspetta. Membro. E però io devo dire. No, non era questo il comando, tutta una fesseria. Eccolo qual è, questo è. Dico questo. Questo comando. Questo. Ok. Allora, vedi che questo io l'ho aggiustato già, no, Lucia? Però mi sa Sì. questo. Però quello di là non l'ho fatto. Solo quello di sinistra l'ho fatto. È che ho un leggermente piccola difficoltà perché mi trovo con il vento 2024 e hanno cambiato pure qua qualcosa, eh. Ci mettono sempre mano da Autodesk. L'Italia, il simbolo hanno cambiato qua, ma credo che in italiano si chiama lo stesso. Schiaccio questo a qua. A dire ok. Ah, ok. Però non sono convinto di quello che sto di quello che ho fatto qua, eh. Qua ho fatto uno sbaglio, qua ho fatto giusto, perché se vado a tagliarlo adesso, per esempio, no? Ti faccio vedere, a sinistra ho fatto bene, a destra ho sbagliato. Però tu puoi sempre guardare, lo puoi portare nel disegno tecnico, puoi fare l'esezione anche nel 3D. E adesso qua c'è un programma che si chiama Vista. Vado a dire Vista in semisezione e mi vado a trovare un piano e vado a vedere cosa ho combinato. Per farti vedere più o meno che se fai dei sbagli, come tu stesso puoi guardare, no? Allora, vedi, qua ho fatto bene il lavoro. Oh, mi sembra che vogliono. Qua ho fatto bene il lavoro, vedi? Invece a destra ho pasticciato, ma io lo faccio apposta perché bisogna far vedere cosa combina il programma, vedi? Hai visto? Non è finito il lavoro. Adesso noi andiamo sempre nella progettazione qua e andiamo a ritagliare, diciamo. Questa. Ok. E cosa ha fatto? Ah, ecco qual è il comando. Però vediamo un pochettino. Ora me l'ha allungato, vedi? C'è un altro comando che ha passato, A lunga corcia. se l'ha allungato, no? Per esempio, se tu lo vorresti fare che a livello progettuale è sbagliato così, perché hai tutte le saldature sotto, sempre sotto sforzo così, Però dipende uno cosa fa. Lo puoi allungare, aspetta, ti toglio, la lascio la sezione così vedi sempre quello che fa, ma è tutta una questione di click, E poi una volta che tu sei qua, dici ok, a me questo non mi interessa, questo lavoro. Metti caso che io l'ho fatto ieri questo lavoro, no? Poi hai chiuso il computer, riapri e trovi questo errore. Allora tu non puoi fare più indietro perché è salvato. Adesso io potrei fare indietro, però metti caso che il file è chiuso, riavvii il computer, come vai a modificarlo questo? Ecco, guarda, ti sto spiegando tantissime cose che tantissimi ingegneri non lo sanno, Ecco perché abbandonano questo tools. Non tutti lo usano questo, eh? Lo uso io perché io sono pazzo. Però perché non sanno queste cose qua. Se tu adesso lo se tu questo adesso lo chiudi, no? E metti caso che questo sbaglio non l'avresti visto e lo salvi e lo apri fra un paio di giorni. E non sai come modificare e ti metti a cancellare tutto e ripartire da capo. Metti che hai disegni su tavola, hai un casino.
hai un lavoraccio enorme. Devi sapere modificare col generatore di telaio, se no lascia stare. Allora, io vado qua e dico, ok, vado a modificare. Una volta che vado a modificare, vado a trovarmi il profilo che mi dà fastidio, mi sta creando problemi, ed è questo. Vado qua e vedi, abbiamo fatto due modifiche su questo profilo. Abbiamo fatto questo, abbiamo allungato e poi abbiamo provato ad accorciarlo. Abbiamo fatto due stronzate, uno più dell'altro. Vai qua e fai elimina con generatore di telaio. È molto importante. Tu te la ridi, mi fai ridere. E adesso abbiamo di nuovo lo stesso lavoro di prima, ok? Abbiamo tolto pure quel comando di prima e adesso qua, siccome abbiamo fatto un clic in più, posso andare indietro e farti vedere che si può andare indietro. Ma questo lo puoi fare però solo quando non hai chiuso il computer, capito? Non hai chiuso il programma, quel file. Altrimenti devi fare così. E qua abbiamo un altro problema. Vediamo se questo. Gli diamo un po' di saldatura. La saldatura la facciamo dopo. Ecco, adesso ho tolto tutti i problemi che c'erano a questo angolino qua. Hai visto? No? Adesso però dobbiamo di nuovo. Iniziamo con l'angolo. Tu e ha fatto l'angolo, ok? Adesso però andiamo a finire qua. Allora, aggiunzione. È questo, eh. Allora, quali sono quelli lunghi, mo? Questo è lungo? Sì, questo è lungo. Diciamo tu. Però aspetta. Se io... Sta funzione che ha fatto Autodesk qua la devo studiare comunque. Hanno cambiato tanto. C'è un comando in poche parole, Lucia, che tu vai, come abbiamo fatto sul primo, no? Vai a dire qua e poi dire dove è l'altra faccia. Ma io questo e questo qua. Vediamo un pochettino. Non va, questo non va. Perché non va? Andiamo indietro. Funziona. Dovrebbe essere questo. C'è un comando che io non lo vedo, sai? Allora, io ho fatto il telaio e poi devo dire. E non è questo quello che voglio io. E cosa c'è questa più? Qua c'è il calcolatore trave, giunzione. Mi sta facendo arrabbiare comunque il ventolo, eh? Allora, normalmente dovrebbe andare così, però mi porta un problema. Così, cosa ha fatto adesso? Ha accorciato questa, vedi? Ha accorciato questa e ha allungato questa. E questo non è giusto, non è questo che vogliamo noi. Ok, andiamo indietro, così. Allora. Comando allunga e accorcia. E mi sa che è proprio lui, eh. Vediamo un pochettino. Lui. Però tutta questa cosa qua hanno cambiato. Allora, bisogna selezionare questa travetta e poi bisogna selezionare questo profilo qua. Questo qua, vediamo un pochettino. Vedi, mi porta problemi, ok? Bisogna evidenziare i profili. Allora, com'era nelle versioni precedenti? Era. Vediamo un po'.
giunzione angolo non è questa. Ritaglio estremo. Questa potrebbe essere questa. Questa. Se io faccio questa, giusto? Ah, eccolo. Aspetta un po'. Io non ci dormo stanotte se non trovo questo problema, ma stai scherzando? Lui non... Allora, forse dobbiamo fare prima. Ah, l'ho trovato. L'ho trovato, visto? Ok. L'ho trovato. Questo l'ho aggiustato. Ok? Non te lo spiego cosa ho fatto qua. Andiamo qua e te lo spiego qua. L'ho trovato. Allora, andiamo su questo comando. Giustione angolo qua, no? Andiamo a dire questa faccia. Allora, questo. Questa faccia, ecco. Allora, ripeto tutto e te lo spiego bene, ok, Luciano? Quello che ti ho spiegato fino adesso di accorciare queste cose, gli angoli erano bene, i piedini no, eh? Con i piedini perché in 2024, dal 2020 ha fatto delle migliorie, ha cambiato tante cose. Allora, ascolta, io devo fare gli ultimi due piedi, aggiustare questo di sinistra e questo di destra, ok? Allora, guarda, quello che questo è normale perché noi con i programmi CAD ci evolviamo sempre. L'anno prossimo è capace che il comando è leggermente diverso, eh? Non è perché io non lo so, è perché è cambiato Autodesk, eh? Comunque, mi ripeto adesso e cerco di spiegarti bene. Noi andiamo con il comando Tante cose. allunga e accorcia. Mo, parla di qua, parla di là, mi sono di nuovo ingeppolito. Aspetta, aspetta, aspetta. Con questo comando Solo evidenzio le gambe. ritaglia e estendi. No, prima bisogna fare questa, è la faccia dove noi dobbiamo arrivare. Questo profilo dei piedi deve arrivare solo alla faccia. E qua li puoi dire quanto di millimetri vuoi fare più corto o più lungo, se devi saldare, io dico zero. E adesso però dobbiamo selezionare il telaio, gli dico questo e questo. Vedi, mo gli altri due li abbiamo già fatti e non li vado a evidenziare perché questi sono già buoni, ok? Se no li potevo fare anche adesso, però adesso due in una botta li vado ad aggiustare. Ecco, vado a dire ok, quello è già buono. Hai visto? E l'abbiamo fatto. Ok? Ok. E questo è fatto. Questo lavoro qua adesso Perfetto. è finito. Mo' ti faccio vedere una cosa. Mo' ti faccio un piccolo disegno tecnico e poi devo andare. Poi ti lascio anch'io. Ok. Adesso io mi Per il copio. momento grazie, poi dopo ci mettiamo d'accordo. Sì, ascolta un attimo. 5 minuti ti faccio vedere le ultime due cose, poi abbiamo finito, Lucia. Allora, Ok. io ho questo, lo porto sul disegno tecnico, no? Allora, lo giro così e poi mi proietta così, l'ha visto Lo così. devo evidenziare il disegno? È già tutto automatico qua, vedi, è tutto Ah, automatico qua. Poi ok. E mi fa le qua, interviste? sì, tutte le viste che vuoi, te li fa. Qua ci schiacci il doppio clic e facciamo colorato, per Ti fa esempio, no? l'isometria anche Sì, tutto. tutto ti fa. Tutto in automatico, no? Ok. E poi per esempio, magari se vogliamo vedere qua, vedi, le viste sono questi, quell'altro. Adesso quello che è molto importante, andiamo a salvarlo. Andiamo a salvarlo qua. Ok. Una volta salvato, ti faccio vedere quella elenco parti, tutto in automatico. Sì. È il primo che faccio col 2024, elenco parti, eh? Sì. Allora, non mi ha preso il mio layer per C'è nome. tutta la nomenclatura dei materiali che hai utilizzato. Se però Ok.
Però no, non... è una cosa strana perché mi ha preso un'altra lingua a me. E noi questo l'avevamo fatto tutto noi. Mi ha preso una lingua russa. Però non so il motivo perché Autodesk fa anche loro problemi perché loro, chi lavora fanno problemi. Ecco, io questo glielo dicevo a loro, vedi che il programma ha fatto questo e questo, come si permette a scrivermi in russo? È una delle lingue che io non conosco. E In questo russo? sì, me l'ha fatto in russo. Ecco, guarda, questo è russo e noi l'abbiamo fatto nuovo questo lavoro, no? Non è che l'ho preso da qualche coso, sito, quello e quell'altro, Ah, è eh. vero, è russo questo. Comunque, devo chiarire con Autodesk questo problemino, no? Vabbè, questa è tutta la distinta Dei materiali che ho con i utilizzato. materiali, quello e quell'altro, però a me Ok. questo mi ha fatto un problema enorme, io lo butto via e non capisco il motivo perché si permette a dirmi questo, però perché? È strano comunque, eh? È strano, strano, strano. Perché io uso le lingue italiano, tedesco ed inglese, il russo non lo uso, non lo capisco proprio. Comunque, lo lascio qua, poi vedrò il motivo. Comunque, per farti vedere, no, Lucia, ti faccio vedere, vedi l'altezza? Ti ricordi 805, questo il piede invece è 775. Queste misure così, no? E queste misure in questo modo. Ma adesso, no? Vedi questa misura, se tu la vuoi accorciare, guarda com'è semplice adesso. Per esempio, ti ricordi che abbiamo uno schizzo nascosto qua, no? Lo faccio visibilità. Sì. Lo faccio visibilità, no? Io dico che tu sei, non 1500, metti caso che ne fai uno identico, lo salvi col nome, gli dici un altro numero, dici ok, adesso Ok, tu... devo, se devo farlo mettiamo 1450. Evidenzio la quota quella lì. Se è questa, però facciamo adesso di un metro, Ok. no? E adesso però c'è altre cose che ti devo spiegare. Questo è una volta che devo fare adesso. Ti ricordi che noi abbiamo detto che non è sincronizzato questo? Dobbiamo Ok. andare nello schizzo. Io lo so fare sincronizzato, però non posso spiegarti cose complicate. No, altrimenti mi complico la vita. Sì, ti ricordi che qua abbiamo detto che se noi abbiamo detto un metro, qua dobbiamo mettere 500. Per iniziare così Ok. è ottimo. E anche qua è 500, ok? Perché spiegarti questo tutto in automatico è tanta, tanta Sì. Dei roba. tre piani. Adesso, È troppo complicato. quando aggiorna, se ho fatto bene, è tutto perfetto, vedi? Che tutto... Però ci sono tantissime cose che io non ti ho spiegato. Per esempio, ma non posso spiegarti in un'ora tutte queste cose. No, Pietro, una cosa alla volta va e imparo, altrimenti non riesco a imparare niente. Per esempio, no, Lucia, per esempio, sullo schizzo, se tu vuoi la misura che... Vuoi che 1500 ti appare qua, come pure 1000 ti appare qua, è l'ultima cosa Ok. che andiamo a fare. Quando vai su qua, sul modifica, gli devi dire che lui, questo, no? Vai a modifica, sempre con il generatore di Generatore telaio, di telai. sempre solo, gli devi dire però, vedi questi puntini qua, prima era qua questo, no? Vedi questi... Ok. È cambiato Sì. tantissimo, eh? Lucia, io ho avuto un Sì. po' di leggermente di difficoltà a spiegartelo perché ho trovato un tunnel. Per esempio, vedi questa finestra con i puntini qua? Sì, ci sono quattro puntini. Ce ne sono 3, 6, 9, 9 puntini. Ah, non le vedo male. Sì, col cellulare. Questi 9 puntini prima erano in questa faccia qua, erano, ok? Adesso Autodesk ha cambiato. E l'ha messo là dentro. Ecco, se tu vai a schiacciare su questo puntino adesso, automaticamente io te ne cambio solo due per farti capire. Vedi che lui è a filo
qua. Ma schiaccio col tasto sinistro? Sì. Ok. Stessa cosa, andiamo a trovare adesso è la pulizia del lavoro, E disegno, no? ok. Sempre modifico un generatore di telaio. Quando si ha questo, no? Bisogna andarci a dire qua. E adesso lui mi ha spostato tutto, ok? Cioè, solo le due cose, il resto non lo faccio adesso perché neanche io ho tempo. No, non ti preoccupare. E adesso, se noi andiamo sul disegno tecnico, qualcosa si è spostata. Vedi? Gli ho detto che Certo. il profilo di questo di sopra è deve essere a filo della linea dello schizzo, perché se io sullo schizzo avrò quella misura, però l'avrò anche nel 3D quella misura. Per esempio, Certo. vedi qua, adesso è l'ultima cosa che andiamo a modifico un generatore di telaio. È un bel programma comunque, è veramente un bel programma. Ecco, adesso l'ho spostato, vedi, di qua tu lo puoi, di questi nuovi puntini tu puoi dire dove lo vuoi il telaio, ok? Se Decidi dove vuoi che te lo spostare il telaio. dove vai qua con modifica il generatore di telaio, sei in quella, gli dico io lo voglio a questo punto, Certo. e adesso normalmente se non dico stronzate, ecco, questa qua è la misura che abbiamo spostato, no? Poi se noi andiamo a quotare questa con questa, ecco, 1450. Vedi? Sì. Però bisogna fare anche i piedini, bisogna fare il resto, capito? Poi il bello È è una che roba alla volta. il bello è se tu fai sempre queste cose, te le fai tutte in automatico, io questo te lo faccio tutto in automatico. Io se devo fare sto Se io devo fare, dico, questo tipo di lavoro, no? E cambio le variazioni, io te lo faccio in automatico, tu con due clic è tutto in automatico. Non ti fa Certo. neanche devi disegnare più. Però se ne devi fare solo uno, allora non conviene. Lo fai così, più o meno, e basta. Ok? Ok. Vabbè, Lucia, io Oh, devo andare. grazie per adesso. E poi Ok? dopo ci sentiamo e ci mettiamo d'accordo. A te che sei un saldatore, ti faccio vedere l'ultimo scricchiolo di saldatura, ok? Guarda, ti saldo questo pezzo. Eh? Ti faccio vedere l'ultimo scricchiolo di saldatura, ti faccio vedere quanto è bello l'inventor con le saldature. Vai qua, no? Ti faccio vedere come lo vai a saldare sto pezzo. Qua c'è l'inventor Cacchio, saldatore. fantastico. È un programma fantastico questo, veramente, a me piace tantissimo, C'è il comando apposta? Sì. Come a lunga corsa c'è il comando di Sì, ecco, saldatura? adesso convertiamo questo in saldatura, no? Adesso mi dice, te me lo saldo, mettiamo solo un acciaio, ok? Non andiamo a cercare. Questo è Sì. E l'acciaio del materiale d'apporto, però, cosa vai con il mouse vicino al petto? Mo te lo faccio vedere. Andiamo a prendere solo un acciaio. Ecco, acciaio, questo qua è uguale. ISO, prendiamo ISO, ok? E adesso Sì. io ti saldo solo questo piedino qua. Adesso abbiamo tutti i piedini storti, mal rimessi. Fa niente, fa niente. Adesso faccio un angolo. E gli dico un 3 mm ad A, Ok. una A3 mettiamo, no? Mettiamo, Sì, ok, sì, sì. voglio questo piano e questo Caldatura piana fa. Ah. ad angolo adesso. Andiamo a mettere qua ad angolo. Ok. Aspetta, angolo. Ok. Che fantastico. È un bel programma questo è veramente un bel programma. È un programma fatto veramente bene. Adesso io ho solo la faccia. Adesso seleziono l'altra faccia dove sarà il cordone più o meno, no? Ecco. Adesso qua è un'altra cosa molto importante solo per i professionisti, come deve essere la saldatura. Aspetta, Cacchio, guarda che storia. aspetta un po', saldato. Ma io lo conosco abbastanza bene sto programma, questo è il mio preferito e è il mio lavoro pure. E si vede. Ecco, adesso l'ho saldato, vedi? Ok? Cacchio, che storia. Ecco, poi qua non ho continuato, però se tu vai sul disegno tecnico,
adesso da qualche parte lo Si vede la troviamo, scalatura. la devi cliccare, dice ok, fammi vedere le saldature, diciamo noi abbiamo saldato da qualche parte, mettiamo la parte di sotto, ma non è una cosa norma che ti sto facendo adesso vedere, perché bisogna fare Beh, ma fa niente, spaccato ma l'importante è capire il procedimento. il comando qua. Esatto. Adesso no, noi cosa facciamo? Andiamo a proiettare questa Con vista. te riesco a finire il diploma. Ok, andiamo a proiettare. Comunque, il tema saldature, lo vediamo un'altra parte, l'ho fatto pure volta scorsa. La pasta mi si è incollata, Lucia. Mi aspetto a mangiare già da 10 minuti. Oh, che te la faccio scuocere la pasta, dietro. Ti do un abbraccio, un saluto per il momento. Ok, ti saluto, Dai, Lucia. Ciao, ciao. È grazie, tardi. Ciao, grazie ciao. per il Alla momento. prossima, eh. Poi ci Ciao. aggiorniamo, Va grazie bene. molto. Prego, prego. Buona Ciao, serata. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. Dobbiamo chiudere tutto qua. Diecimila programmi, devo chiudere.